Questo programma è offerto da SNAM. È nato così con lui, piano piano. All'inizio non lo calcolavo proprio, eh? No, lo salutavo lo stretto necessario. Buongiorno, buonasera, pura cortesia. Lui là, io qua. Ma quella sua discrezione mi rassicurava, semplice, onesto, senza pretese, nessuna invadenza, nessuna promessa che sapeva di non poter mantenere. E così ho iniziato a cercarlo io. Vabbè, all'inizio una volta ogni tanto, eh? Poi, sempre più spesso. Oggi, dopo anni, mi conosce meglio di chiunque altro, sa cosa mi piace, sa cosa evitare, si ricorda tutto di me, percepisce ogni minimo cambiamento, anzi, se ne accorge prima e me lo fa notare. È l'ultimo che cerco quando vado a dormire e il primo quando mi sveglio. Sì, il vero amore esiste, sì. Ah no, ma non è mio marito, eh? È Google! Google, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Calendario e poi la mostra con Google Art e l'assistente di Google. Insomma, io ieri 20 volte. E lei quante, signore, se non sono indiscreta? Tante, poche, tante. Perché a ben guardare la nostra vita non sembra più gestita da noi, ma da quella schermata bianca con 6 lettere colorate. Ed è così che si è insinuato nella nostra vita il meccanismo più veloce del web. Lentamente, discretamente, ma inesorabilmente. A qualcuno di voi fa paura Google? No, ve lo chiedo perché qualche tempo fa The Economist titolava Who is afraid of Google? A chi fa paura Google? E l'elenco della rivista inglese è lungo, network televisivi, editori, quotidiani, erano tutti lì a lamentarsi dello sfruttamento gratuito del loro contenuto. Anche gli operatori telefonici, lo sapete, no? Lamentano lo sfruttamento della loro rete per accedere ai servizi di Google. Però dico, perché l'80% degli utenti per fare le ricerche da PC utilizza Google e non uno dei tanti motori di ricerca alternativi. Attenzione, io sottolineo da PC, perché se la ricerca noi la facciamo da cellulare, finiamo al 96%. Se la facciamo da console, dove giochiamo, schizza al 99,4%. Ma come mai quasi tutti lo utilizziamo? Ah, forse perché Google è stato il primo e siccome siamo pigri e abitudinari, non vogliamo perdere tempo nel cercare le alternative. Ma Google non è stato il primo. E allora come mai quasi tutti lo utilizziamo? E soprattutto noi ci siamo chiesti, ma come facevamo quando Google non c'era? Considerate che nel 1994, quando venne fondata Yahoo, Yahoo classificava i siti in base ad un criterio che oggi ci fa sorridere, potremmo anche dire assurdo, perché li classificava in base ai gusti preferiti di Philo e Yang, i suoi due fondatori. Ma siccome internet cresceva a livelli incredibili, loro si dovettero porre una domanda. In base a quale criterio offro all'utente il risultato della sua ricerca? E la risposta che si diedero fu questa. Conto il maggior numero di parole della ricerca che compaiono nelle pagine del sito. Che voleva dire?